buona serata a tutti i colleghi. È stato per me un piacere partecipare a questa giornata di studio, dove abbiamo appunto avuto l'opportunità di ascoltare un insieme di relazioni molto molto interessanti e indubbiamente molto costruttive per tutti noi biologi. Devo però dare anche, diciamo, un piccolo tocco, di un piccolo premio a noi della Commissione, in quanto appunto questo è stato effettivamente il coronamento di tanti mesi di lavoro, di tanti mesi di sacrificio e in qualche caso anche di qualche notte passata un pochettino senza dormire per poter soddisfare il nostro coordinatore, che è uno schiavista, che è un... penso che lo deferiremo alla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Comunque tutto questo è stato, diciamo, ampiamente premiato da questa giornata, dove appunto mi fa piacere vedere anche colleghi giovani e colleghi meno giovani. E un particolare, diciamo, saluto voglio porre appunto ai colleghi più giovani, i quali senza ombra di dubbio avranno, durante il susseguirsi di queste relazioni, visto la notevole difficoltà che ci sono nell'inserimento del mondo del lavoro, nel mondo della libera professione. In modo particolare, diciamo, lo scontro tra quella che è la nostra preparazione accademica e quello che poi effettivamente è il mondo del lavoro. Cioè, noi usciamo dalle università con tantissime nozioni di microbiologia, tantissime nozioni di biochimica, di genetica, e poi alla fine ci troviamo a dover trattare con argomenti quali processi di filiera, controllo della qualità, sicurezza, arrivare a concetti di convergenza di qualità e sicurezza. Quando mai abbiamo affrontato questi argomenti nel nostro curriculum studi? Veramente molte, 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 poche volte. Ed ecco qui la necessità quindi del giovane collega di essere costantemente presente ai vari corsi di formazione, soprattutto essere presente in contatto con l'ordine, perché indubbiamente l'ordine, almeno d'ora in poi, si è posto questo, diciamo, questo dovere, vuole assumere, ecco, questo ruolo di faro, ecco, cioè vuole essere la guida in questo oceano molte volte anche tempestoso di formazione fatta un pochettino così alla rinfusa. Perché effettivamente fare un'analisi di un processo di filiera, iniziare a capire che cosa dalla terra, dal campo, al consumo finale, che cosa è un prodotto. Guardate, io opero in questo settore e vi dico che è veramente, veramente difficile riuscire a capire quali possono essere i fitofarmaci che sono stati utilizzati in campagna, quali i fertilizzanti che sono stati utilizzati, quali i trattamenti che sono stati fatti a livello di preparazione del prodotto dall'agricoltore, il trasporto della materia prima al centro di confezionamento. Ecco che quindi, come diceva la collega, quando parliamo di sicurezza e di qualità, più di una volta dobbiamo associare queste due affermazioni, perché qualità e sicurezza molte volte sono sinonimi. Voglio però dire ancora un'ultima cosa prima di lasciare poi ai colleghi, diciamo, le domande: come appunto sia importante non solo il ruolo quindi della vostra preparazione, ma anche il ruolo di, nella libera professione, di trasferire queste vostre conoscenze a quelli che sono le persone alle quali voi poi farete la consulenza, perché solo con la sensibilizzazione e l'innalzamento del livello culturale di tutti i preposti poi noi riusciremo a raggiungere questi obiettivi qui. E adesso a voi le domande. Grazie.
Volevo ringraziarvi per essere venuti così numerosi, che avete resistito a queste relazioni che altamente scientifiche, ma di per sé, proprio perché altamente scientifiche, hanno messo a dura prova anche la vostra attenzione, che devo dire siete stati tutti attenti. Quando abbiamo fatto dei corsi sulla comunicazione sanitaria, il responsabile di questo corso ha detto: io mi devo complimentare con voi perché vedo che stanno seduti tutti attenti. Dice: quando faccio un corso per i giornalisti non ce n'è uno che dopo 10 minuti si alza e se ne va. Dice: alla fine dopo mezz'ora c'ho la sala vuota. Quindi anche oggi, nonostante diciamo il caldo che c'è stato e così via, vedo con piacere che gli argomenti vi interessano. Avete anche sentito parlare spesso in sardo, non è un caso. E con il collega Azzori, siccome noi come ordine per tanti anni avevamo delle regioni preferite, che erano Campania, Puglia e Sicilia, trascurando totalmente le altre, non trascurando, nel senso che c'erano spinte maggiori verso queste regioni. Quando 2 anni fa sono andato in Sardegna a parlare col collega Azzori se voleva accettare la candidatura, e credetemi, si è fatto pregare solo 2 secondi, c'è stata la promessa che con i colleghi della Sardegna e con la stessa Sardegna ci saremmo impegnati per portare dei corsi, diciamo, in questa regione dove c'è una vivacità culturale notevole, dove ci sono molti colleghi giovani che sono proprio desiderosi, che si sentivano trascurati, e quindi questa preferenza, purtroppo un altro anno gli do, poi cambiamo dialetto, perché non è che possiamo poi andare avanti con queste preferenze, al di là di ogni scherzo. Quindi vi volevo salutare, domani purtroppo per motivi familiari non ci sono, mi dispiace perché avrei voluto esserci nella discussione finale. Ringrazio i relatori, veramente grazie, sono obbligato nei vostri confronti. Tutte queste relazioni sapete che poi sono tutte registrate, saranno messe online, in modo che tutti i colleghi poi possano usufruirle, possono usufruire sempre a titolo gratuito. Peraltro stiamo trasformando tutte queste registrazioni in corsi FAD, in modo tale che da casa si può riprendere il discorso e seguirle, naturalmente chiedendo prima l'autorizzazione agli autori. No, 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 non si preoccupi, no, non si preoccupi. Guardi, torno a ripetere, noi biologi siamo strani, seguiamo, stiamo attenti, perché come dicevo stamattina, al di là del colore dei miei capelli, ho la fortuna di avere una categoria giovane, c'è molto entusiasmo. Spesso ce l'hanno con l'ordine, perché chiaramente con tutti i problemi della società, eccetera, no, l'unico con cui se la posso problemare è chi è ordine, quindi io mi prendo tutto. Però, diciamo, credo che come ordine stiamo cercando di recuperare un po' di terreno perduto, soprattutto rispetto alle altre categorie, e soprattutto cercando di marciare in modo corretto, tranquillo, sereno, facendo capire ai colleghi che ci vuole professionalità e qualità, e su questo non si discute, tant'è che stiamo facendo i cattivi, ma non vogliamo essere cattivi col consiglio di disciplina, perché bisogna riportare la barra sulla giusta strada, perché ci sono state e ci sono molte deviazioni in questo settore, dove c'è proprio, e quindi è necessario riprendere un certo tipo di discorso, come nel settore della nutrizione, del settore delle analisi e così via. Quindi si tratta di far capire alla categoria formazione, informazione, prestigio professionale, perché che se ne dica, il miglior biglietto da visita non è la pubblicità. Quando voi ricevete un cliente, il cliente, tra virgolette, cliente utente, se ne va soddisfatto, è il miglior biglietto da visita, perché state tranquilli che se voi avete soddisfatto tutte le sue richieste, gli avete dato la sicurezza che la vostra attività professionale ha avuto un obiettivo, che è quello che poi è, in fin dei conti è sempre la tutela della salute, vedrete che quel cliente vi porta i familiari, gli amici, i parenti e così via.
è il miglior modo di lavorare. Altrimenti, leggendo proprio un libro di Vito Tenore, diceva che in un ordine è impossibile che tutti gli iscritti siano bravi. Sono bravi solo quelli che lavorano, lavorano, lavorano. Punto. Non dice altro. Vito Tenore è un magistrato che si occupa di codice e deontologia professionale. Questo per dirvi, quindi, siete giovani, purtroppo l'attività professionale la si fa con l'esperienza anche, quindi non è che dall'oggi al domani il pezzo di carta vi dice che sapete fare un certo tipo di attività, bisogna sacrificarsi, solo quello. Bene, vi auguro buon lavoro, rientrate, cioè domani, quando finite rientrate tranquilli, spero con un nuovo entusiasmo che questo convegno vi avrà dato per soddisfare le vostre esigenze culturali. Grazie.